ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Napoli-Udinese 4-2, Napoli non sbaglia e prende al volo l'occasione concessa dai bianconeri di riportarsi subito a meno 15 in classifica. Un distacco ancora ampio, ma ormai il Napoli si assicura almeno il secondo posto, più 9 sul Milan, più 10 sull'Inter, con il derby che si giocherà veramente tra pochissimi minuti. Una grande partita a San Paolo, 6 gol, tante emozioni e anche paura per l'infortunio occorso a Ospina, che ha dovuto essere trasportato in ospedale. Io gli mando veramente un in bocca al lupo per una veloce guarigione, lo vogliamo rivedere subito in campo, l'ex portiere dell'Arsenal, della nazionale colombiana e attuale estremo difensore del Napoli. Parliamo della partita, perché è una partita pazzesca. Napoli che si porta in doppio vantaggio con Younes, primo gol in azzurro, e con il terzo gol in campionato di Caleion, che è cambiato da così a così rispetto al giro d'andata. Ma l'Udinese non molla, rispetto a Torino, alla trasferta sfortunata con la Juventus, non molla. Prima Kevin Lasagna segna il 2-1 impeccato da Fofana, e poi l'ex centrocampista del Manchester City segna anche il gol del pareggio. Siamo al 36esimo e il punteggio dice Napoli 2, Udinese 2. Nel secondo tempo poi però c'è la reazione degli azzurri, che prima con Milik, ancora una volta a segno Milik, ragazzi, che giocatore. Il polacco sta facendo la stagione più bella della sua carriera, qui a Napoli certamente, e una anche delle più belle dell'intera carriera, se contiamo anche le sue prime stagioni all'Ajax. Mamma mia, ragazzi, che giocatore Milik. Un giocatore mobile, con grande tecnica anche. E poi il ritorno al gol di Ciro Mertens. Il 4-2 dopo 3 mesi si sblocca, finalmente nel 2019 si sblocca Mertens, ragazzi, un gol che mancava da oltre 3 mesi, e tutto il pubblico del San Paolo ad incitare l'attaccante belga, che quindi torna al gol dopo tantissimo tempo. È una vittoria fondamentale, sofferta, e che anche porta grande soddisfazione, perché così Napoli si riporta a meno 15 dalla Juventus, proprio nel giorno della prima sconfitta dei bianconeri. Il distacco è veramente ampio, perché anche sarebbero, non sono 15 punti in teoria, sono 16, perché se contiamo gli scontri diretti tra Napoli e Juventus, la Juve ha un piccolo extra vantaggio. Però ragazzi, finché la matematica non darà lo scudetto alla Juve e non darà sconfitto il Napoli, secondo me questa squadra lotterà sul campo. Grande vittoria, invece per l'Udinese si fa veramente triste la situazione, perché 2 settimane fa sembrava salva con la vittoria, contro il Bologna in casa alla Dacia Arena. Adesso la situazione è preoccupante, 25 punti come l'Empoli e un solo punto di vantaggio sul Bologna, che nelle ultime 2 giornate ha fatto 6 punti. L'Udinese ne ha fatti 0 con le sconfitte contro la Juventus e contro il Napoli. Ovviamente l'Udinese non doveva fare punti contro Juventus e Napoli, però almeno lottare. E oggi ha lottato, a differenza dello Juventus Stadium. Quindi una sconfitta, però comunque la zona calda è lì. L'Udinese si dovrà salvare nelle ultime giornate, dovrà lottare fino all'ultima giornata, perché anche questo anno l'obiettivo salvezza sarà veramente difficile da raggiungere. Io vi ringrazio per l'attenzione, ripetiamo il finale dello Stadio San Paolo, Napoli 4, Udinese 2. Lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.